Freya, mi sono sempre chiesto perché Freyr era così riverito anche poco dopo il suo arrivo. Beh, per iniziare non era la sua prima visita. Pochi lo sanno, ma Freyr fu uno dei primi a visitare il regno di Alfheim, agli albori del viaggio tra i regni. Oh, ben prima di me. Racconta. Per molto tempo abbiamo pensato che i giganti fossero morti nell'inondazione, finché non ne arrivò una a Vanheim. Si chiamava Gerd e si offrì di insegnarci i segreti del viaggio tra i regni usando la luce del Bifrost. Freyr si infatuò subito di lei. Aveva sempre sognato di viaggiare e finalmente aveva trovato qualcuno che gli mostrasse come fare. Così viaggiarono, esplorando l'albero del mondo dalle radici ai rami. Ma un giorno venne l'ora per Gerd di proseguire da sola. Freyr era distrutto e decise di realizzare una grande impresa per riconquistarla. Si cimentò nell'impresa più grande di tutte. Voleva essere il primo a trovare l'elusiva fonte della luce del Bifrost. E ci riuscì, anche se per caso. Freyr riteneva di poter viaggiare meglio sotto l'effetto di una potente miscela d'erbe e vanir. Quando partiva, partiva in ogni senso. E riuscì a passare direttamente dall'albero del mondo al lago delle anime. Gli elfi non avevano mai visto nessuno uscire dal lago, per cui attirò parecchia attenzione. Oh, che scena comica! Non so se sia stato lui a convincerli o se loro abbiano pensato che fosse un grande dio, ma naturalmente non aveva intrapreso questo viaggio per assumersi delle responsabilità, per cui non rimasi a lungo. Tuttavia, la leggenda della sua apparizione venne tramandata nei secoli. Continuò a circolare anche dopo la grande divisione, ricordata da elfi chiari e scuri. Quando ritornò, era in una posizione perfetta per ottenere la fiducia di entrambi e aiutarli a stabilire una tregua. Ma le due fazioni si fidavano solo di lui, per cui la pace sarebbe potuta durare solo finché lui fosse rimasto. E con la lunga guerra che non dava segno di terminare, immagino che qualsiasi tipo di pace fosse irresistibile per lui, anche se avesse significato governare.